ci ha lasciato. Ieri a Fano si è svolta la tradizionale Festa del Mare, che è arrivata alla sua 59esima edizione. Un momento molto sentito dai fanesi, ma anche dai turisti che nella mattinata si sono riversati nella parte antistante al faro della Capitaneria di Porto di Fano. La giornata è iniziata con la deposizione di una composizione floreale al Monumento della Tempesta sul Molo di Ponente in memoria dei marinai della tragedia dell'8 giugno 1964. Subito dopo il corteo si è spostato al Monumento dei Caduti del Mare, dove è stata issata la bandiera italiana e deposta una corona d'alloro. Poi la messa celebrata dal vescovo Armando Trasarti e dal parroco della chiesa del Porto Don Gianfranco Casagrande, dove hanno partecipato tantissimi cittadini, forze dell'ordine, oltre che all'amministrazione comunale. Alla fine della celebrazione eucaristica sono stati premiati i vecchi lupi di mare, classe 1936, con una targa ricordo che è andata ad Erno Ferri, Glauco Bargnesi e Amerigo Piccoli. I partecipanti poi, a conclusione di tutte le cerimonie, si sono diretti verso lo scafo della Queen Elizabeth, che ha preso subito il largo tra il vento e le onde del mare, per poi lanciare dalla prua una corona d'alloro in memoria dei caduti. Caratteristici anche i tre giri intorno alla corona delle diverse imbarcazioni presenti, ciascuno con uno specifico significato: il primo giro per i viventi, il secondo giro per chi ci ha lasciato e il terzo giro per tutti quelli che sono in cielo, creando così un momento di unione. Oggi abbiamo celebrato il momento ufficiale della Festa del Mare, un momento importante, molto sentito dalla nostra città. È un momento che certifica il legame forte che Fano ha con il mare, con il suo porto, con la gente del mare, e quindi è un momento per celebrare tutti coloro che vivono il mondo della pesca, i marinai, coloro che vivono il mondo della canteristica, il mondo del turismo, coloro che vivono il mondo della sicurezza del mare, quindi la Marina Militare, la Capitaneria di Porto, tutti coloro che nelle varie forme si rendono protagonisti. E il mare è anche un aspetto importante, oltre per quello che riguarda i nostri valori, la tradizione, ma anche sotto l'aspetto economico. Quindi questa è una bella giornata, e fra l'altro molto partecipata, e c'erano anche tanti turisti, e anche questo è un segnale che hanno capito l'emozione che trasmette questa celebrazione, questo momento di identità e di vita in comunità, in quella comunità marinara. La Festa del Mare poi si è conclusa con lo spettacolo suggestivo dei fuochi artificiali.